Buon caffè a tutti, bentrovati Ezio, buona giornata anche a te. Ciao Massimo, buon giovedì a te e a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Udite, udite, nota ufficiale della Juventus, 126 volte Juve. Chiudete gli occhi per qualche secondo, pensate a cosa significhino 126 anni di leggenda del calcio italiano. Provate a riavvolgere il nastro facendovi avvolgere da qualche grande emozione che avete vissuto in prima persona o che magari avete letto in qualche libro di storia nel nostro magnifico sport. Dove eravate quando? E potete terminare voi questa frase pensando alle grandi notti, alle grida per imprese di campioni infiniti, a quella mano che stringevate forte mentre veniva battuto il calcio di rigore decisivo, a quanto forte batteva il vostro cuore mentre le squadre entravano in campo, o magari pensando al sorriso del vostro vicino allo stadio, alle lacrime di gioia per quella vittoria che mancava da tempo, e a quel gol all'ultimo secondo di una partita che sembrava stregata. Le avete presenti quelle grida, quelle lacrime, quei sorrisi? Fate vostre queste emozioni e adesso riaprite pure gli occhi. Oggi è il compleanno del motivo di tutto questo, del motivo per cui ogni volta quella magia si rinnova come se fosse la prima. È il compleanno della Juventus, buona festa a tutti noi. Dal sito direttamente, e la Juventus si fa sentire. Ezio, eh? No, bel Eh beh, marchettone, sì, no? certamente, come non è Rientra toccato. nella strategia di Dei tifosi. riavvicinamento alla gente e quindi una cosa ben congeniata, strategicamente opportuna, quanto autenticamente sentita mi sia consentito dubitarne, ecco, non. Circostanza, Ezio, è circostanza per... Sarebbe stato anche un po' strano non ricordarlo, vabbè, da parte loro. In ogni caso la nota c'è stata, ci avviciniamo nuovamente al gioco. Velocemente si parla di Giuntoli o di chi può arrivare probabilmente a gennaio, un top intanto Samardzic ha fretta, il contratto vive pronto, insomma si mormora, ma noi ci avviciniamo a un'altra partita. Direi che la cosa che in questo momento interessa di più e che è la cosa più al momento più importante è la partita che disputeremo domenica sera alle 20:45 allo stadio Tebio Franchi in Firenze. Una trasferta ostica, Massimo. Eh sì, lì non siamo ben Ostica, visti. prego. Lì non siamo ben visti. Guarda, quello è un campo dove certamente non, da anni non siamo ben visti, almeno da circa 35 anni. E una partita complicata anche e soprattutto direi dal valore dell'avversario, che è una squadra che pur essendo priva di fuoriclasse, di fenomeni, di giocatori ecco, da copertina, cerca di creare le sue fortune in virtù di una buona organizzazione di gioco improntata alla propositività, al voler fare la partita, al voler mantenere la palla il più possibile distante dalla propria porta, e direi che insomma, compatibilmente con l'organico a disposizione, italiano sta facendo Sì, assolutamente assolutamente. bene. Inoltre, fattore non trascurabile, anzi, per nulla trascurabile, la Fiorentina arriva da due sconfitte consecutive. Insomma, 2 settimane fa eravamo a pari punti. Arriva da 2 sconfitte consecutive, l'ultima delle quali maturata in forza di un rigore quando già scorrevano i titoli di coda della partita contro la Lazio all'Olimpico. Ecco, poiché a questo punto cioè tutte le vicende ultime e penultime ci autorizzano a pensare male. Ecco, io non vorrei che quel rigore di Immobile
dovessimo pagarlo noi domenica, dovessimo pagarlo noi domenica sera, anche perché mi sembra ormai incontrovertibile e chiaro a chiunque voglia vedere, e non si limiti a guardare, che certamente siamo invisi al palazzo. Mi sembra che tutto sia già abbondantemente apparecchiato a favore della squadra, per cui la federazione spasima. Guarda, sto facendo uno sforzo per cercare di rendere, prima di tutto a me stesso, credibile un campionato che da qualunque parte lo osservi presenta elementi che inducono a considerarlo già abbondantemente taroccato. Intanto adesso scusami, io qui è uscito un'ora fa. Loro cominciano a caricarsi già oggi. Il discorso della curva Fiesola alla Fiorentina prima della Juve. Carica tifosi al Viola Park. Te ne faccio sentire un pezzo, non lo sentirai, ma alla fine questi sono già a palla, come si dice. E questo è il video, credo, di un tifoso, perché è chiaramente su YouTube, dove si stanno gasando. Attenzione, eccolo qua. In vista della sfida con la Juventus, quindi immaginati un attimo come ci attendono, no? L'ambiente sarà caricato a palla, questo lo sappiamo. Rimettiamo, prego. Firenze come Napoli, come lo stadio del Torino, sono ambienti in cui si sono autoproclamati Anti-Juventini. nostri competitor e rivali per eccellenza. Beh, il fatto che si stiano gasando già da ora, beh, intanto depone, da una parte depone a nostro favore, vuol dire che non siamo ancora totalmente caduti nell'anonimato. No, certo. Ecco, in secondo luogo, per carità, tutta questa passione può essere assolutamente positiva per il calcio, negativa per la squadra. Se l'assorbe la squadra viola, se l'assorbirà in misura sbagliata, perché un eccesso di carica può portare poi a degli svuotamenti nei momenti cruciali. E io mi auguro soprattutto di non dover poi constatare domenica la solita vergognosa, squallida messa in scena da certi esponenti della tifoseria viola in spregio dei nostri caduti e di Ah, Gaetano assolutamente, Scirea, esatto. perché questa è la cosa a mio avviso più importante. E poi ci sarà una partita in cui che non è la partita ideale per cambiare modulo, perché ho sentito, insomma, si diceva che la Juventus si intendesse cambiare modulo. Passare a 4 in difesa non si può per le note assenze. Continueranno a mancare, ma questo non è detto che sia una pecca Alessandro, che dovrebbe riaffacciarsi alla prima squadra per il prossimo impegno contro il Cagliari. Mancherà ancora Danilo, che onestamente in questo momento, in questo frangente, non lo rimpiango, perché Rugani sta facendo molto bene. Mancherà Weah, il che significa che McKennie tornerà ad agire sulla fascia con il probabile inserimento di Miretti a centrocampo. Penso sia logico nutrire qualche dubbio su chi giocerà in attacco,
se dovessimo dare retta allo stato di forma, in questo momento i due che dovrebbero giocare davanti sarebbero Chiesa e Ken, nonostante sia ancora a secco per colpe non proprie, e anche perché ho l'impressione che, trattandosi Vlahovic di giocatore estremamente suscettibile sotto il profilo nervoso, non credo che schierato riuscirebbe a tradurre l'ostilità della tifoseria fiorentina in una carica per se stesso e per la squadra. Sì. Massimo. Bene, noi vi abbiamo mostrato anche come si sta caricando la curva viola, lo stadio viola, e ci vediamo come sempre nei consueti appuntamenti. Buon caffè a tutti, Ezio, iscrivetevi al canale, grazie, ci fate cosa gradita, auguri Juventus, li ribadiamo, a presto, grazie Ezio. Grazie, grazie a te Massimo, sì, sarebbe veramente importante fare bottino pieno sì. su quel campo, ma ci sarà ancora tempo e modo per parlarne. Per il momento grazie a tutti voi, grazie Massimo, buon proseguimento di giovedì e come sempre a Ugo.